Due focus abbiamo detto, uno sull'intelligenza artificiale generativa e diritto d'autore. Già vi ho introdotto qualcosa perché si innescono tutta una serie di quesiti. Già il fatto che non riusciamo più a distinguere ciò che è fatto dall'essere umano e ciò che è fatto dalla macchina è già un problema megagalattico, come avete visto, per come ragiona il nostro diritto d'autore. E anche quando riusciamo a distinguere, però non sappiamo in quale percentuale c'è lavoro umano e quanto è stato fatto dalla macchina. Quindi a volte sì, l'ho fatto con l'intelligenza artificiale, ma con quanto? Cioè quanto ci hai messo tu e quanto ci ha messo la macchina? Ecco, questa cosa qui crea una rivoluzione non da poco, proprio nella concezione generale che abbiamo del diritto d'autore. Allora, la vera innovazione, perché allora cose, software che fanno cose in modo automatizzato e che ci tolgono dalla testa tutte le cose noiose, gli aspetti che sono facilmente automatizzabili, non è una grande novità, perché esisteva le Photoshop, gli automatismi Photoshop, oppure i filtri, oppure Excel che ti fa una serie di operazioni, ti sistema i file, c'erano già. Il problema è che facevano cose che io chiamo compilative, sveltivano operazioni, automatizzavano cose che erano noiose e ripetitive per l'essere umano. Qua siamo su un altro campo, che è quello della creatività, che fino a pochi mesi, diciamo forse 2 anni fa, sembrava intoccabile, sembrava quel campo in cui la tecnologia non sarebbe mai arrivata a rompere le scatole, a interferire con l'essere umano. Invece, boom, nel giro di pochi mesi ci siamo accorti che succede anche quello, che siamo in un mondo come che è quello esattamente, cioè un mondo in cui la macchina riesce a fare, vedete, opere creative, fra virgolette, perché la creatività, rimango dell'idea che sia solo umana, però diciamo che assomigliano molto allo spunto creativo umano e spesso non distinguibili. E se voi vi ricordate qual era il test di Turing, era proprio basato sul fatto che di non riuscire a distinguere. Turing parlava di una conversazione, no? Dietro un muro nero io parlo con due soggetti, uno è umano, l'altro è la macchina, e non sono in grado di dire qual è dei due la macchina e qual è dei due l'umano. Ecco, non è proprio la stessa cosa, ma quasi, cioè io vi do due foto o due immagini disegnate e non sapete dirmi se una è stata fatta con l'intelligenza artificiale oppure se è stato fatto con tavoletta grafica da uno che sa disegnare molto bene. Okay? E l'altra grande novità è che questi sistemi sono molto user-friendly, cioè sono molto facili da usare, cioè capiscono il nostro linguaggio, parlano la nostra lingua, bastano davvero poche parole per fargli fare delle cose. Quindi la tecnologia in realtà c'era già prima, c'era già da un po', cioè di intelligenza artificiale generativa se ne parla, io ho fatto il dottorato nel 2009-2010, già se ne parlava, è che prima dovevi essere un informatico per poter interagire con quel tipo di software, di sistemi. Adesso chiunque si può mettere lì in linguaggio naturale e sono loro a capire noi. Non è un passo da poco nemmeno quello. Però ecco, io quando parlo di intelligenza artificiale tiro fuori una cosa che risale al 1882, che sembra disorientante. Voi dite, ma come? Ma sto qua viene a parlarci di diritto d'autore, di frontiera del mondo del 2024, e come esempio mi tira fuori una foto di Oscar Wilde scattata da Napoleon Saroni nel 1882. Che cavolo c'entra una foto di questo tipo? Questa è stata la prima volta in cui una corte, in questo caso americana, si è trovata a distinguere, diciamo, a definire se la fotografia fosse da considerare opera tutelata da diritto d'autore o meno. Perché? Perché era una forma di creazione nuova per l'epoca. Cioè non è nata nel 1882, è nata un po' prima, però insomma era un fenomeno abbastanza nuovo. Ma quando si sono trovati a discutere di questo tema? Quando un lithographic, quindi quelli che noi prima abbiamo chiamato stampatori, Bowroges Lithographic, che pubblicava un periodico con racconti, quindi una rivista la chiameremmo, c'erano dentro cose anche di Oscar Wilde, decide di inserire anche la foto di Oscar Wilde e non chiede il permesso a Saroni, al fotografo, perché dice, ma perché devo chiedere il permesso? Tanto non c'è diritto d'autore su una foto, non c'è mai stato. E poi Saroni è davvero autore di sta cosa? Alla fine Saroni ha solamente schiacciato un bottone. La difesa sembra semplificata, ma era esattamente quello, cioè questa in sintesi, vedete, Bowroges dice che la fotografia è semplicemente un processo meccanico piuttosto che un'arte, quindi non può incarnare l'idea creativa di un autore. Cioè schiacciare il bottone di una macchina fotografica non è creativo, non è come disegnare, non è come scolpire, non è come scrivere un racconto, è un processo meccanico. Chiunque si fosse trovato dietro quella macchina a schiacciare il bottone avrebbe tirato fuori la stessa cosa. È davvero così? Tutti avremmo fatto la foto identica a quella? O ci voleva la competenza, il gusto creativo di Saroni? La risposta della Corte è questa, cioè dà ragione a Saroni e dice
Ok, può anche essere vero per le fotografie ordinarie. Guardate che già nel 1882 c'era una distinzione tra fotografia ordinaria e fotografia creativa. Quindi non se l'ha inventata solo il legislatore italiano. Ma dice, questo non è il caso dell'immagine di Seroni. Il tribunale di prima istanza ha ritenuto che Seroni ha realizzato l'immagine ponendo Oscar Wilde davanti alla macchina fotografica, selezionando e disponendo il costume, i tendaggi e gli altri vari accessori, disponendo il soggetto in modo da presentare contorni aggraziati, impostando la luce e l'ombra, suggerendo ed evocando l'espressione desiderata. È grazie a tale disposizione, preparazione e rappresentazione che ha prodotto l'immagine. E quindi la Corte dice il carattere creativo è questo qua, la creatività c'è, perché non è un mero processo meccanico, ma c'è uno sforzo intellettuale originale. Da quel momento la fotografia diventa, poi da quello americano a tutti gli altri vari contesti, ordinamenti giuridici, diventa opera tutelata dal diritto d'autore. Perché vi ho raccontato questa storia? Cosa c'entra con l'intelligenza artificiale? Il discorso del è un mero processo meccanico, che sembra la critica che viene fatta adesso a quelli che fanno opere, creazioni con l'intelligenza artificiale. Con l'intelligenza artificiale, non dall'intelligenza artificiale. Perché è sempre un essere umano che innesca il processo creativo e lo presidia. Questo è il senso. Ok? Però vedete che lo stesso dubbio si era posto nel 1882, perché c'era una macchina fotografica, ma l'ha fatto la macchina. Negli anni 80, e forse Antonio se lo ricorderà, 90, si diceva che la musica elettronica non era vera musica perché la facevano con le macchine. Ma noi abbiamo fatto una lezione su quello. Ho messo anche le camere di Altamira. Cioè, perché anche lì c'era un input, però usava una tecnica estremamente rozza. No? E quindi, alla fine, vedi, è o non è creativo? La Corte su quello ha risposto, cioè... Secondo la Corte, è questo controllo che Seroni ha esercitato sul processo che lo rende autore di un'opera d'arte originale. E quindi da lì in poi non c'è stato più dubbio. E quindi, queste sono le questioni giuridiche che ci troviamo a dover risolvere adesso. Cioè, le opere create dall'intelligenza artificiale rientrano o no nella tutela del diritto d'autore? E nel caso, di chi sono i diritti di utilizzazione? Risposta... La troviamo anche nei termini d'uso dei vari software, delle varie piattaforme. Tutte le principali attribuiscono il diritto all'utente. Se voi leggete i termini d'uso di OpenAI, dicono noi riconosciamo a te il diritto sull'input e sull'output, punto. Ma ti assumi anche tu la responsabilità, cioè se tu mi dai come input una foto di un altro e mi dici di modificarla, dopo se quella rompe le scatole e non venire da me, io lo mando da te. Il concetto è sempre il solito dello scaricare la responsabilità. Se poi l'utente beneficia economicamente di ciò che crea attraverso la tua intelligenza artificiale, tu teoricamente non ne stai beneficiando economicamente. Il test data mining, cioè l'addestramento del sistema di intelligenza artificiale lo fa l'azienda che crea il sistema. L'esempio che ho fatto io però è diverso, è l'utente che dà come input un'immagine. Tu puoi dare solo una cosa di cui hai diritti, se tu prendi le robe degli altri... quello indubbiamente, ma il lucro è in tasca all'azienda che ha creato il sistema. Sì, anche principalmente, perché io ho fatto delle immagini, adesso non so se l'ho cancellata, e per alcune mie slide ho fatto delle immagini dire che queste siano a scopo di lucro, le uso per lezioni in università e poco più. Però scusami, siamo tiratissimi, dopo magari ne parliamo con calma. Allora, le norme e i principi giuridici che abbiamo ora sono sufficienti per darci risposte o no? Perché adesso arriverà questo famoso AI Act, che non è andato a toccare molto l'aspetto della proprietà intellettuale. Cioè, il diritto d'autore, le norme sul diritto d'autore non sono state modificate da questo regolamento europeo sull'intelligenza artificiale, ha semplicemente introdotto un obbligo di trasparenza su questo tema qua, cioè quello dell'addestramento. Cioè, dice alle aziende che sviluppano sistemi di intelligenza artificiale generativa che se prendono opere tutelate dal diritto d'autore devono esporre, devono dire chiaramente da dove le hanno prese, quali sono le fonti. Scusami, finisco così, poi facciamo tutto alla fine. Sono proprio tre slide. In quel modo, secondo il legislatore europeo, dovresti alzare un po' la soglia di tutela del diritto d'autore, perché nel momento in cui le aziende sono obbligate a metterlo fuori, il dataset staranno un po' più attente. Occhio, questo regolamento si applica principalmente in Europa, quindi non vai a incidere su quelli che lo fanno ormai da anni e che l'hanno già fatto, tra l'altro. Cioè l'addestramento difficilmente puoi...
tornare indietro, cioè ormai questi sistemi hanno imparato a fare cose, difficilmente puoi chiedergli di disimparare, puoi a un certo punto interrompere, comunque. Ma soprattutto l'attività di addestramento, che è il dubbio che vi ho già spiegato prima, rientra o non rientra nel cosiddetto fair use? Perché se arriviamo con queste sentenze, una è quella New York Times, una è quella contro Getty Images e Stability AI, se arriviamo a dire che è fair use, è finita la partita sostanzialmente, perché si farà e si può fare. Perché effettivamente assomiglia molto, poi su questo passo la palla ad Antonio, l'attività di addestramento che viene fatta dal sistema di intelligenza artificiale assomiglia molto alla lettura che fa Google dei contenuti per indicizzarli. Cioè Google, per indicizzare una pagina, la deve leggere, la deve studiare, ma non è che se ne fa una copia, la utilizza per studiarla e per capire cosa c'è lì dentro e mandare la gente, quando fa una ricerca, su quella pagina o su un'altra. I sistemi di intelligenza artificiale fanno una cosa molto simile, studiano i contenuti, ne traggono delle proiezioni matematico-statistiche e da quelle imparano a fare cose simili, ma non hanno copiato i contenuti, perché questo è il grosso equivoco, e vado all'altra slide. Cioè non sono dei calderoni da cui si fanno dei collage, cioè quando tu chiedi un'immagine a Dall-E o a Stable Diffusion, lui non va in un database di immagini, voglio un gatto tigrato con gli occhi gialli, non va a cercare immagini di gatti tigrati con gli occhi gialli che ha in un database e fa un mega collagione di cose. Lui ha imparato dalle varie immagini di gatti a fare il gatto e te lo fa nel modo più probabilmente simile a quello che farebbe un essere umano. Cosa non ti convince in quello che ho detto? Se fosse un essere umano si direbbe che ha copiato, non possiamo dire che si direbbe che ha preso spunto, non lo so se ha copiato. D'altronde se tu chiami un grafico, gli dici copiami quell'immagine lì, lui te la copia, siamo sempre lì. Cioè se tu, il problema è il prompt, cioè se tu utilizzi ChatGPT per copiare gli altri, non è colpa di ChatGPT, è colpa tua che stai utilizzando lo strumento in modo improprio, e loro te lo scrivono nei termini d'uso, che non dovresti. Loro ti dicono, l'uso devi essere, l'input deve essere tuo originale, e non mi devi chiedere, a parte che a volte ti risponde di no. Cioè se gli chiedi di fare cose che escono dal suo, dalle sue policy, ti dice no, non ti posso rispondere a questa domanda, no, non posso fare questa cosa. Arrivo. E poi la questione è che c'è un processo di apprendimento che emula quello umano, quindi non è tanto un'attività di copiatura, ma è un apprendere a fare cose nel modo molto simile a come le farebbe un essere umano. Cioè se io chiedessi a un disegnatore di disegnare un gatto tigrato con gli occhi gialli, come me lo farebbe? E lui statisticamente ti dice la cosa più probabile che ti posso dare è questa. Non ti piace? Allora cambi il prompt, aggiungi particolari e ti dice allora quella più probabile è questa, altra cosa che mi hai aggiunto è questa. Così funzionano. Ok, quindi la generazione di contenuti è frutto di quello che l'intelligenza artificiale ha preso e non di un reimpasto di elementi preesistenti. Questo è importante da capire. E niente, questo è il dubbio del fair use, l'abbiamo già detto. Tutte le cause che ci sono attualmente incardinate presso le corti statunitensi hanno questa questione appunto del fair use e dobbiamo ricordarsi che appunto se sono negli Stati Uniti loro non hanno il diritto sui GMS, sulle banche dati, e non hanno quell'eccezione sul text data mining, è proprio diverso il diritto. E la domanda è: l'attività di addestramento è sufficientemente trasformativa per essere coperta dal fair use? Ed è possibile dimostrare concretamente la violazione, perché c'è anche un problema di prova, cioè il fatto che una cosa assomigli molto a questa non è sufficientemente probante del fatto che tu l'hai presa da quel database lì. E alcune delle ordinanze che si sono viste in questi ultimi mesi hanno risposto così, che sì, come dire, vagamente hai ragione, però non me l'hai dimostrato. E nel mondo del diritto è la prova che conta, non è solamente il fumus. Purtroppo c'è gli avvocati, giustamente su quello si aggrappano. Chiuso il tema dell'intelligenza artificiale, ci sono tantissime cose da dire, ho un video intero di 3 ore su questo argomento, però oggi era un focus.